famosi affreschi di Tarquinia con gente che danza, che suona, però l'archeologia è muta. Stasera sentiremo qualcosa di straordinario perché quegli affreschi acquisteranno un suono. Allora invito a venire qui Simona Raffanelli, direttore del Museo Archeologico di Vetulonia, e Stefano Cocco Cantini, sassofonista. E ecco, ce l'avete fatta a salire. Simona, puoi prendere il microfono. E ricordo che loro sulla musica perduta degli Etruschi hanno lavorato tanto, continuano a lavorare, il frutto del loro lavoro è pubblicato anche su questo libro, La musica perduta degli Etruschi, che è disponibile qui al Bookshop. Allora, io vorrei intanto, Simona Raffanelli è direttore e direttrice di un museo bellissimo a Vetulonia, allora, siccome è fuori, è fuori programma parlare di Vetulonia, perché stasera si parla di un'altra cosa, però in due battute il motivo per cui inviteresti tutta questa gente a visitare il tuo museo. Dunque, intanto pochi giorni fa, intanto grazie per essere qui, grazie a Gianluca, all'amministrazione, a Prunetti, a Dario, grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito in questi due anni di lavoro sulla musica perduta degli Etruschi e che ci offrono stasera qui con voi una location splendida. Direi, Piero, che dopo la location eccezionale che abbiamo avuto con Turisma a Firenze al Palazzo della Signoria, questo è senz'altro, penso che Stefano condivida, il palco più bello, quindi, che ci è stato riservato in questo cammino. Perché venire a Vetulonia? Vetulonia, voi lo sapete, era una delle grandi 12 città dell'Etruria antica. E la cosa straordinaria è che piano piano stiamo cercando di riportare alla luce le parti di questa città. Vetulonia fu uno dei gialli dell'antichità, fu riscoperta dopo 700 anni da un medico condotto appassionato d'archeologia, il nostro Schliemann dell'Etruria, Isidoro Falchi. Oggi c'è un museo dedicato a lui che accoglie tutti i reperti etruschi e poi per l'età più tarda romani, recuperati nelle tombe, nelle necropoli e nei resti dell'abitato che la circondano. Con un'associazione culturale che abbiamo creato da appena due anni, stiamo riportando alla luce tutte quelle tombe che Isidoro Falchi alla fine del 1800 riportò fuori dalla terra, fuori dal bosco, e noi stiamo cercando di recuperarle per ritrovarle noi e mostrarle al pubblico. Vetulonia è una città etrusca in continuo cammino, dove si può seguire le vicende attraverso mostre annuali. Tre giorni fa abbiamo aperto l'ultima, dedicata al banchetto, alla tavola apparecchiata. Vedi, purtroppo, diciamo, il dettame dell'Expo di quest'anno ha influenzato la maggior parte degli sott'acqua in Grecia e che arrivano fino all'età imperiale romana. Bene, allora per arrivare a Vetulonia c'è una stradaccia proprio. Sì, ecco. Una stradaccia orrenda, ma ci si può però fare. Ne vale la pena, sì. Quindi chi non c'è stato vada su questa città. Sono di altura delle tombe etrusche con splendide. Un panorama stupendo sulla costa della Maremma, sì, toscana, e grazie. Troverà Simona, che è una guida entusiasta, che ama il suo territorio, ci lavora da tantissimi anni. Invece da Stefano Cocco Cantini volevo, prima di entrare nel merito, sapere come ti sei avvicinato alla musica di quale musica? Alla musica di come sassofonista. Poi arriveremo alla musica etrusca. Ah, io? Sì, sì, il sì. Mio curriculum. Sì, lei è archeologa, te sei invece un musicista che poi sei confluito insieme a lei su questo filone di ricerca, però bene. Nasci come musicista. Sì, no? Io ho cominciato a suonare a 6 anni, sono poi piano piano sono cresciuto. Ho insegnato al conservatorio di Livorno con la cattedra di jazz, ho suonato con tutti, tanti, da Ray Charles a Phil Collins a Michel Petrucciani, Elvin Jones, insomma, ho suonato con i più grandi musicisti del mondo, ho avuto questa fortuna.
Quindi dall'incontro di queste due professionalità oggi assisteremo a qualcosa di speciale. Quindi io vi lascio il palco, avete mezz'ora di tempo per poter comunicare. Sempre funziona tutto. Va bene, ci rientrate, perché dopo c'è un secondo film. Sì, in realtà si durerebbe 6 ore, però cerchiamo di fare. Intanto vi tengo il cronometro io, va bene? Grazie. Grazie Piero. Allora, come sempre, introduco io la parte archeologica, perché questo progetto è nato quasi per caso sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia, dove vivo, quindi a 20 chilometri dalla città etrusca di Vetulonia. Parlavamo di etruschi in generale, soprattutto del ruolo della donna etrusca così particolare, diverso rispetto alle donne dello stesso periodo che vivevano in Grecia, nel resto d'Italia, a Roma. La donna etrusca, che aveva, a quel che possiamo giudicare purtroppo solamente dalle immagini, un ruolo paritario a quello dell'uomo, e per la società dell'epoca significava molto. Ecco, proprio mentre parlavamo di questo ruolo e facevamo scorrere le immagini di donne che, al pari della parte maschile, parlo della donna di ceto elevato, chiaramente aristocratica, potevano andare a scuola, sapevano leggere e scrivere, potevano studiare musica. Stefano al conservatorio, che ha messo su lui anche a Follonica, sa bene che ancora le donne sono una piccola parte rispetto agli studenti uomo. Ecco, la donna già nel periodo etrusco poteva divenire quel che voleva: attrice, sportiva, quindi atleta, ballerina, musicista. E proprio mentre parlavamo di questo abbiamo iniziato il discorso su quella che poteva essere la musica antica. Da lì è nato il progetto, un progetto difficile, perché sapete anche voi meglio di me, che vivete in questa splendida città delle vestigia romane, che mentre per i romani abbiamo una storia, una filosofia, una poesia, una letteratura, un teatro, per gli etruschi, per questo popolo così antico, favoloso, da cui i romani attinsero molta parte del loro sapere, della loro cultura. Sappiamo da poco che l'impluvio, per dire, elemento caratteristico delle domus romane, era già etrusco, così come molti altri dettagli che noi conosciamo della cultura romana sono stati assorbiti da quella etrusca. Ecco, il mondo etrusco è rimasto silenzioso fino a noi. Una cosa assurda, se pensiamo, lasciando scorrere proprio quelle immagini di cui parlava adesso Piero Prunetti, gli affreschi straordinari delle tombe dipinte di Tarquinia, oppure i cippi, le urne cinerarie in pietra fetida scolpite a chiusi, con i rituali collegati soprattutto alla cerimonia in funzione del morto, quindi ai funerali, che mostravano i giochi e tanta presenza di musica. Nelle tombe dipinte di Tarquinia si vedono scene della vita quotidiana, privata, pubblica, rituale, religiosa, civile, sociale, dal matrimonio al banchetto, alla festa di sacrificio in onore degli dei dell'aldilà. Tutte queste immagini sono sempre popolate da figure di musici. E questa è sempre parsa, diciamo, una cosa paradossale: quello che sembra davvero il popolo più musicale dell'antichità è arrivato a noi solo attraverso mute immagini. Allora, dal contatto con un archeologo, che sono io, e un musicista, che è Stefano Cantini, è nata l'idea di cercare di ridare voce a queste immagini. Quindi abbiamo visto ora questo splendido film in cui si cercava di riportare alla luce una città. Noi nel nostro progetto abbiamo cercato l'impossibile, tra virgolette, cioè ridare la voce a strumenti e a immagini silenziose. Come fare? Chiaramente, per non finire in ambito dilettantesco o in una sorta di fanta archeologia, dovevamo fondarci su dati archeologicamente concreti. Ma di concreto c'era ben poco, al di là delle pitture, al di là delle sculture. Allora siamo andati a vedere se nei musei qualche cosa era sopravvissuto dal periodo etrusco, e così era. Siamo partiti dall'analisi di strumenti autentici che si datano rispettivamente a 2700 e a 2500 anni or sono, strumenti recuperati da una parte al largo dell'isola del Giglio, nell'arcipelago toscano, che molti di voi conosceranno.
nel piccolo antiquario di Porto Santo Stefano, nella fortezza spagnola, dedicato proprio al recupero dei relitti d'ogni epoca, dall'età etrusca a quella romana, fino a periodi molto più vicini a noi, era ospitata all'interno di una vetrina quel che rimaneva del cosiddetto carico del relitto del Giglio. Giglio, tornato famoso purtroppo assai di recente per naufragi, quindi, e vicende veramente luttuose, tristi. Una vicenda simile probabilmente colpì anche l'antichità, forse più d'una. Questo relitto era affondato alla baia del Campese, mentre provenendo dal Mediterraneo orientale, ancora gli studiosi stanno pensando se da Clazomene, da Samo, comunque dalle coste dell'Asia Minore, si stava dirigendo verso le coste meridionali della Francia, la Gallia, la zona dove c'è l'attuale Marsiglia, Massalia, fondata dai greci di Focea proprio nel 600 a.C. Mentre questa barca, quindi, stava procedendo verso occidente, affonda al Campese. La cosa straordinaria è che buona parte del carico, che ospitava sia materiali ceramici che di altro tipo risalenti alla cultura greca ma anche etrusca, quindi segno di questa navigazione che faceva una serie di tappe nel Mediterraneo, un circuito complesso in cui si portavano a bordo degli oggetti, se ne scaricavano altri, così da avere questo carico misto. Nel relitto affondato restavano ben 10 strumenti musicali, forse qualcuno di voi che ha visitato Porto Santo Stefano l'ha visti, strumenti quasi tutti in legno, un legno che oggi costa caro procurarsi, come sa bene Stefano che per realizzare le copie al vero degli strumenti l'ha acquistato in Ucraina. Ultimamente un gruppo di Comano a febbraio ci ha regalato una parte di legno stagionato, quindi legno di bosso, come già Plinio il Vecchio ci raccontava, per realizzare questi strumenti musicali adeguati alle situazioni di gioco, di banchetto, di scherzo o alle situazioni rituali, e in avorio, uno splendido piccolo flauto d'avorio lungo pochi centimetri, una quindicina, e anche questo è uno scarto eccezionale, no? Vedere come nelle immagini gli strumenti a fiato, questa alle mie spalle è la tomba dei leopardi di Tarquinia, una delle più belle perché restaurata negli ultimi anni, con i colori vivaci. Vedete che al centro c'è questo suonatore di doppio strumento a fiato. Sembrano grandi questi strumenti nella fantasia o nell'iconografia come nella pittura, mentre nella realtà questi recuperati nel relitto del Giglio sono 10, 12, 15 centimetri, ma hanno, e li sentirete stasera con Stefano, una voce straordinaria. Quindi uno era questo lotto di piccoli strumenti a fiato in legno di bosso e uno in avorio. Gli altri due strumenti straordinari che nell'anno passato siamo andati a studiare e ad analizzare sono stati recuperati all'interno di una tomba celeberrima, una delle tombe dipinte lucane, noi li conosciamo meglio come sanniti per un'epoca più recente, di Pestum. Pestum è un altro luogo eccezionale che abbiamo in Italia, il museo accoglie queste tombe straordinarie dipinte in un piccolo nucleo di tombe di defunti sepolti all'esterno del cimitero degli abitanti, quindi fuori dagli altri, un po' separati. Forse un gruppo di musicisti che venivano a lavorare a Pestum da fuori si sono fatti seppellire con i loro strumenti nelle tombe. In una di queste, proprio accanto alla tomba celeberrima del tuffatore, ci sono due strumenti a fiato, con piccoli elementi che provvedono ad allungare lo strumento, come ora vi dirà Stefano, e che si sono rivelati all'analisi molto vicini, molto affini a quelli del relitto dell'Isola del Giglio. Partendo da queste analisi e leggendo tutto ciò che le fonti greche, quindi gli autori indiretti, latine, italiche, potevano raccontarci sugli etruschi, del fatto che gli etruschi amavano per esempio praticare il pugilato a suon di musica o potevano cucinare e impastare il pane a suon di musica, una sorta di antica radio dell'epoca, oppure frustare i servi con la stessa maniera. Quindi raccogliendo, confrontando le fonti antiche con quello che vedevamo nelle iconografie, nelle immagini, e i dati che piano piano potevamo rilevare dall'analisi degli strumenti, abbiamo potuto fare un passo avanti per cercare di dar loro una voce. Quindi il ruolo di Stefano, a cui ora sto per passare la parola. Fino al 2010
l'interesse sulla musica perduta degli antichi e degli etruschi in particolare è stato, diciamo, scarso, anche perché mettersi a studiare una cosa come la musica, che se non hai gli spartiti, le note, come già succede peraltro per l'epoca medievale, è difficilissimo andare a indagare, a investigare senza il rischio di cadere nell'invenzione. Ecco che ci siamo avvicinati a questa analisi, al confronto con le immagini, con un musicista. Abbiamo voluto abbandonare, per così dire, il collegamento, il rapporto con il teorico della musica, con il musicologo, per vedere che osservazioni potevano venire fuori da uno che gli strumenti li conosceva bene, li suonava. E è stata una carta vincente. Stefano, che conosceva poco anche gli stessi etruschi, quindi partiva con uno sguardo vergine anche nei confronti dell'opera figurata, della scena rappresentata come quella dei dipinti di Tarquinia. Ecco che guardando, e li vedremo ora insieme, alcuni di questi affreschi, subito ha colto degli elementi che uno sguardo più avvezzo, più abituato o dell'archeologo o del musicologo non aveva mai notato. Queste piccole osservazioni gli hanno permesso di capire come far risuonare questi strumenti, come ridar loro voce, e stasera siamo qui per farvelo sentire. Intanto passo la parola a Stefano, poi continuiamo a integrarci nel discorso. Vi ha già detto tutto lei, quindi no. Buonanotte a tutti. No, avevo appena cominciato. Devo dire una cosa al tecnico, non sì. Mi funziona questa vasetta, non so perché. Intanto non so se c'è qualcuno a scorrere le immagini, chiederei per favore, eccole, di scorrerle. C'è una cosa particolare, mentre loro risolvono problemi tecnici, continuo a parlare di etruschi. Gli etruschi rispetto ai greci dalle immagini hanno alcune differenze. Per esempio sono abituati a associare il suonatore di strumento a fiato con quello a corde, il suonatore di chitarra, la cetra o di lira col guscio di tartaruga, cosa che invece non era accettata dai greci, che davano un tono e una tipologia di strumento separata, particolare. Ti faccio scorrere le immagini, allora, fino a che arriviamo, sì, a quelle ancora avanti, per favore. Vi spiego in sintesi, veramente in sintesi, il lavoro avanti che ho portato avanti. Dunque bisognerebbe... Sì. Così. Aspetta, scorriamo ancora. Bene, avanti ancora. Allora, qui vedete esattamente immagini. Nel tecnico. Beh, questa è intanto un'immagine molto importante. Vai. È importante perché quando mi sono messo a lavorare, a vedere tutte le iconografie esistenti, perlomeno quelle che riguardavano la musica, ho scoperto tante cose. Una, che c'era tantissime donne che suonavano al tempo degli Etruschi, e questo non è assolutamente visibile, almeno come quantità, in altri popoli, io dico da musicista. Vedete anche quella, non lo so, anche quella però magari mi sembrerebbe no, una donna. Però quella ancora è un uomo, va bene. Però arriva anche l'immagine della donna. Però mi sembra un po' effeminato. Un po' effeminato era, insomma, questi banchetti no, avevano c'era questo aspetto. Beh, sì, andiamo sul particolare, perché io non sono un archeologo. Innanzitutto le mani, gli strumenti perché due. Due strumenti perché generalmente la musica antica, prima del 1600, cioè del sistema temperato, non sto qui a spiegarvi perché, veniva fatta così, faccia la svelta perché piove, c'era una nota fissa e la parte solista. La parte solista in questo caso è la mano sinistra, perché vedete che ha il mignolo sotto. Andate a vedere, non sta scritto da nessuna parte, ma d'ora in poi cominciate a vedere. Quando c'è il dito sotto, il mignolo sostiene lo strumento, significa che quella mano sotto ha il foro, perché se io ho uno strumento e c'è il foro sotto, se io lo metto in bocca e apro il foro sotto, se ho il mignolo sotto lo strumento sta in piedi, se altrimenti non metto il mignolo cade lo strumento. Quindi questa era la parte solista. Andiamo avanti. Sì. Ancora vediamo scene con le tombe dipinte di Tarquinia e suonatori. Avanti. Mentre arrivano vi spiego due cose. Avanti ancora. Allora io ho scoperto... Questa è la musicista. Ora donna, stai zitta, se non sentono me. Hai ragione, però allora andiamo avanti. Siamo sempre così. Allora, vai. Praticamente... Avanti. Ti devo far arrivare al punto. Non, ho detto non fa niente. Allora, va bene. Praticamente ogni strumento ha un segreto importantissimo, e cioè
che tipo di ancia, che tipo di imboccatura. Se al mio sassofono mettete il bocchino, l'ancia della tromba, del trombone, non suona assolutamente niente. Quindi aver ricostruito questi strumenti dell'Isola del Giglio perfettamente, ma senza conoscere in realtà quale fosse in realtà l'emissione fondamentale dello strumento, sarebbe stato assolutamente un lavoro inutile. Il mio interesse primario era quello di far suonare, ottenere il suono reale da questi strumenti. Allora, uno studio inglese molto interessante che ho visto era questo, dava un po' lo strumento di qua, qui a destra, lo strumento greco tendenzialmente conico, con delle prolunghe, alla fine sono prolunghe più di intonazione, ma con un disegno molto importante, questo qua su, che è l'ancia doppia, classica ancia doppia tipo oboe, in questo caso un'ancia molto antica che si chiama ancia doppia libera, che ancora oggi viene utilizzata. Funziona bene, e anzi solamente perfettamente negli strumenti conici, che hanno una conicità interna. Negli strumenti cilindrici, come viene rappresentato in questo strumento, sempre da questo studio inglese interessante, devo dire, cilindrico, quest'ancia, infatti in cima ci sono dei trattini, vedete, non sanno quale fosse il tipo di emissione. Di sicuro con l'ancia doppia non funziona. Noi conservatori abbiamo provato tutte le possibilità inimmaginabili. Bene, però c'è una tomba importantissima. Avanti. Che mi è passata davanti così agli occhi. Questa. E una notte mi sono svegliato, ho detto, proprio veramente così, questa è la chiave. Quel disegno non l'ho fatto io, l'ha fatto sempre questo studio inglese, analizzando perfettamente il dipinto. Beh, quel dipinto, questo pittore ci ha semplicemente dipinto fuori dalla bocca del musicista il segreto fondamentale per far suonare questi strumenti, cioè l'ancia semplice battente. Questa è l'ancia che mio nonno mi tagliava quando ero bambino in una canna, ci faceva un taglio, me la metteva in bocca e mi diceva fischia. Ecco, questa è l'ancia semplice battente. Eccola lì. Io non ho fatto altro che ricostruire, solamente il pittore dipinta fuori della bocca. Naturalmente il tipo di taglio deve entrare completamente in bocca, come era il Mehmet egizio antico, come sono le Launeddas sarde. Naturalmente l'intaglio è alla rovescia, questo non cambia il suono. Naturalmente vanno costruite in maniera particolare, perché la loro dimensione, il cilindro, la camera e tutto deve essere tutto praticamente perfetto. Un'altra cosa avevo notato era la distanza dei fori. Avanti. La distanza dei fori. Avanti. È veramente impressionante. Eccola. Queste sono le copie. Guarda, Stefano. Ecco, questa è l'ancia semplice battente. Col taglio semplice. Ora sta piovendo, però io rimango qui. Noi si resiste. Manteniamo la calma. Il concerto etrusco continuerà all'interno della sala romana, che è alle vostre spalle. Tutti non ci si entra, però una buona parte sì, quindi chi vuole restare dovrebbe... Ah, ecco, allora sono stati distribuiti... Il musicista della Scala di Milano, ho fatto un concerto, ho fatto un pezzo intero, io, con uno di questi strumenti, e lui cambiava le tonalità, era una cosa grandiosa, anche perché sono accordati in maniera molto particolare. Se c'è qualche musicista glielo spiego volentieri anche dopo, perché sono veramente appassionato di questo, ma questi strumenti sono accordati non a 440 Hz in là, come generalmente oggi siamo accordati, ma a 432 Hz. 432 Hz era l'accordatura di Mozart in la verdiano, solo Goebbels al tempo dei nazisti decise che il 440 Hz era, perché gli strumenti più si accordano in alto e più hanno un suono presente, quindi le bande dei nazisti avevano bisogno, proprio le bande avevano bisogno di più forza, e quindi l'accordatura è salita, ma non è una bella accordatura e non è neppure un'accordatura naturale. L'accordatura naturale era quella di Mozart e di questi strumenti. Chi glielo dice? Non si sa. Però pochi anni fa questo fisico Schumann ha scoperto che la frequenza della Terra è circa 8 Hz,
che ha un riferimento molto importante col 432 Hz. Quindi probabilmente loro in antichità sentivano, come Mozart migliaia di anni dopo, sentiva che comunque quel riferimento importante, il riferimento importante per accordare era quello. Grazie. Naturalmente, come tutti gli strumenti, come tutti gli strumenti veri, hanno bisogno di essere riscaldati, suonati, l'ancia andrebbe messa a bagno, come faccio io prima di un concerto, non so, metto l'ancia a bagnare, la preparo, la scaldo. Quindi i poverini sono sempre costretto a farli un po' di violenza. Adesso mi faccio sentire. Nell'astuccio alle ance, quindi predisposte per gli strumenti. Ora l'ancia verrà inserita e lui sentirete la voce. Allora, adesso dobbiamo fare un marchingegno. Siccome non funziona, non abbiamo preparato tutto per il fuori, però vi finisco il discorso dei due strumenti. È chiaro che anche questi strumenti... Non sentono. È chiaro, scusatemi, pensavo sentiste. È chiaro che anche questi strumenti si possono suonare due insieme, le posso suonare anch'io. Una fa una nota di riferimento, l'altro improvvisa. Cambiando la nota di riferimento si dice si cambia il modo. I modi, ancora oggi nel jazz, noi utilizziamo il linguaggio greco, quindi ionico, dorico, frigio, lidio, misolidio, aeolio e locrio. Quando io con un musicista dico come suoniamo, non a caso c'è il jazz modale, no? È chiaro che quei riferimenti non hanno niente a che vedere, eh? Non sto qui a farvi la storia della musica, anche perché questi strumenti parlano con una voce, con delle scale completamente diverse, ma il sistema della loro musica era questo, una nota continua, e cambiando questa nota cambiava il modo e il sapore completamente della musica. Questo era il modo con cui, dopo vi faccio sentire magari con il soprano alcune cose. Allora, vediamo se si riesce. Vai. Ah, dovresti tenere questo. Dove esce? Qui. Il microfono, se ce la fai a metterlo qui. Proviamo. Vai. È per ora il dito? Ecco. Ora ci si prova. Vai. Chiediamo a Piero Prunetti di fare il pianista d'eccezione. Grazie Piero, perché se non ce la posso fare. Ah, va bene. Allora, il microfono dove esce il suono? Vedete, stasera è crescente. Questa. Vado. Questo aggeggino così piccolo, che volume che hanno e che tipo di scala stranissima. Qualcuno mi dice, ma è una scala orientale, giusto? La prima cosa che salta, tutti questi strumenti producono questo tipo di scala, che è una scala, per la nostra cultura si dice, è una scala araba, oppure sa di Oriente. Poi in Oriente chi ci è andato o chi ci è venuto, questo non si sa. Di sicuro, mi sbaglio, a me mi sembra napoletana un po'. Cioè, mi vorrei sbagliare, non è che i napoletani sono andati... Perché, però, bene, questo è quello piccolissimo che potete vedere a Santo Stefano in una bacheca. È stato ricostruito in Bosso da un artigiano, mio collega, mio amico, via. Anche musicista. Il Bosso l'ho dovuto recuperare in Ucraina perché in Italia non si trova più, prima faceva parte delle nostre culture, dei giardini, adesso non si trova più.
Ma adesso vi faccio sentire un altro strumento. Che è quello di Pestum. Va bagnato come gli strumenti veri. Ecco qua. Naturalmente sto anch'io imparando a suonarli, perché sono strumenti difficili da suonare. Ecco, questo strumento ha un suono... Sono incredibili, perché hanno un suono, in realtà, con questo sistema, molto più grave delle loro dimensioni, no? Quando le senti, dici, ma come questo strumentino piccino c'ha questo suonone? Questo è un suono gravissimo, lo faccio sentire. Allora, prendiamoci tutte e due, siamo forti però. Aspetta. Vai. Sentito che suona sia in tonalità maggiore sia in tonalità minore. Questa è una cosa straordinaria, c'è una cosa pazzesca, c'è una cosa incredibile. Pensate che nel Settecento non si poteva nemmeno addirittura finire pezzi in minore, perché era una dissonanza, una cosa che andava contro tutte le regole. Questi strumenti suonano sia in tonalità maggiore sia in tonalità minore. Io adesso vi faccio sentire una cosa carina. Se vi va, ho cercato di suonarli per dimostrare che questi strumenti sono gemelli, quelli di tra l'altro la sovrintendenza di Pestum ci ha detto anche che quella cosa particolare, quando gli dissi però strana, troppo strana questa somiglianza di questi strumenti, no? Tra gli strumenti del Giglio e questi di Pestum, è troppo strana, perché questi strumenti, lei non me lo può dire, ma io glielo dico, che sono gemelli, non sono di culture diverse, quindi sono comunque cilindrici, si comincia a delineare un qualcosa, capito? Cioè non esiste questi strumenti qui in questo modo qui, non sono mai rappresentati in Grecia, mai, assolutamente, non esistono, hanno un'altra ancia, una forma diversa, eccetera. Probabilmente quelli che avete visto stasera sono le copie degli strumenti più antichi veramente che siamo riusciti in qualche modo a suonare. Non esiste, cioè suono vero, perché suono finto un conto, che appa un legno, ci metto un'ancia, magari il sassofono o qualcosa del genere, ma questi producono, i fori sono esattamente quelli originali, quindi producono esattamente le note e le scale che loro sentivano e suonano solo in questa conformazione. Sì, l'avevo accennata prima quando ha iniziato la pioggia in piazza. Allora, faccio sentire questa cosa qui, naturalmente. Il fatto che queste piccole, diciamo, queste tombe che hanno formato un piccolo nucleo che viene ad essere separato dal resto della città. Pestum, come sapete, in origine è una città greca, quindi fondata dai greci, e si chiamava Poseidonia. Poi Pestum è il nome romano, latino. E questo nucleo appunto di sepolti fuori dal contesto della città e dalle necropoli degli altri potrebbe testimoniare una volta di più che queste persone erano estranee al corpo sociale magno-greco, quindi della colonia. E perché no? Forse potevano essere venuti davvero dall'Etruria. D'altra parte, chi conosce o chi va a Pestum a vedere le tombe dipinte del Tuffatore e le altre può ravvisare i numerosi punti di contatto, le affinità con le tombe dipinte e gli affreschi etruschi.
Bene, vi faccio sentire una registrazione che ho fatto pochissimi giorni fa. Cioè, naturalmente ho improvvisato delle melodie, d'altra parte improvvisare è anche il mio mestiere, ma utilizzando questi strumenti. Sentite che cosa è venuto fuori. Il primo, che dura pochi minuti, il primo strumentino che sentite è uno strumento, un suono continuo di uno cilindrico senza fori e il piccoletto, lo strumento piccolo. Dopo suono sia i due strumenti di Santo Stefano, del Giglio, e i due di Pestum insieme. È una cosa, credo, straordinaria, secondo me. Certo. È quello che avete sentito prima. Sembra bello, onestamente mi sembra. Gli strumenti ve li faccio vedere, se qualcuno è curioso e le vuol vedere non c'è nessun tipo di problema, sono copie, le potete... Questi sono quelli, prego, se volevi... No. Bisogna chiudere, bene, chiuso, ve li faccio vedere. Ecco, mostrali alla fine della serata se qualcuno... Si vuol trattenere lui. Questi sono i due di Pestum, grandi, vedete, smontabili. Sono quelli con quei vocioni che sentite. Questi sono quelli di Santo Stefano dell'Isola del Giglio. Uno che serve per tenere la nota continua che è in registrazione, che è quello senza fori, che dà, diciamo, in qualche modo la nota base, e gli altri due sono gli strumenti solisti. Probabilmente invece di cambiare la nota, come spesso può succedere, si cambia la nota per cambiare il modo, loro tenevano la nota fissa, in questo caso con questi strumenti, questa fissa, e cambiavano invece la parte solista, quindi naturalmente cambiando il modo. Troppo tecnico? No, gli affreschi ora non sono più tanto silenziosi e la vostra ricerca continua, quindi chissà dove andremo a finire. Però prima di concludere... Come sempre, chiediamo a Stefano di farci sentire un pezzo della sua bravura di jazzista. Non c'ha le basi, però ha detto che va. Ci doveva essere le basi, è su una base, suonava. No, la suona acustica. Thank you.
Conosciuti del, l'hai spento, no? Più conosciuti del mondo, l'ha scritto una donna che si chiama Consuelo Velázquez. Non ha scritto uno, ma gli è bastato per tutta la vita, anche su nipoti e quell'altro. Io ve lo suono e così vedrai, sicuramente lo riconoscerete. Beh, quest'ultima non era musica etrusca, ma era bella lo stesso. Allora, grazie Simona e grazie Stefano per questa serata che rimarrà, credo, indimenticabile. Allora, noi proseguiamo con la visione del prossimo film.